io sono Anghisius e oggi si riprende con la... Oddio, che ho fatto? Ehi! Meglio! E oggi si riprende con la Nuzlocke Challenge su Pokémon Platino! Forse riesco a muovermi? Sì, riesco a muovermi! Ok, l'ultima volta abbiamo sconfitto i brutti ceffi del Team Galassia e oggi dobbiamo andare, se non sbaglio, a Nepoli. Ma è una strada molto molto lunga, per cui prima di tutto voglio fare sosta a Rupepoli perché voglio fare un massaggio a Kigo, perché veramente non vedo l'ora che si evolva in un fantastico Lucario. Allora, se non sbaglio io ho forza a questo point of situation, giusto? Sì, molto laggando, però sì, ho forza in teoria. Andiamo un po', taglio volo surf, forza, eccolo qua. Ok. Posso imparare praticamente tutti, ma direi di farlo imparare a elicotte. Naturalmente magnitudo schia... Quasi quasi toglierei schianto, più precisione, insomma. E fa lo stesso tanto, a parentesi, quindi... Perfetto! Ok, percorso 216. Finito il federale permanente. Beh, è finito il penente, non posso dire. Aspetta, questa è una nuova zona, quindi in teoria potrei prendere qualcosa qui. La cosa interessante è che normalmente loro avrebbero avuto Pokémon probabilmente tipo ghiaccio, che non avrebbero subito effetti dalla neve, e invece avendo randomizzato tutto hanno tipo Quillfish che subisce effetti dalla grandi, no, neve, scusa. Anche poi ragazzi, non ho mai capito che effetto dà la grandine ai Pokémon, vabbè, e quelli con corpo gelo o mantel neve, ma... Geodude, wow. Ma effettivamente che effetto dà ai Pokémon tipo neve? Che ne so, per farvi un esempio, pioggia danza dà potenza alle mosse di tipo acqua e indebolisce quelle di tipo fuoco. Giorno di sole fa l'opposto. Una cosa di questo tipo, insomma, no? E quindi cosa fanno esattamente la grandine? Ah, oh, giusto, posso cambiare il tempo io. Sì, sì, sì! Non ci credo! Così si fa, così si fa! Un fantastico Lucario! Sì! Questo mi ha decisamente scaldato il cuore. Non le mani, però il cuore sì. Per Sidio che fa? Io ci ho un'offesa speciale, ma non ti serve la... Perché mai... Perché mai Lucario dovrebbe imparare a fare questo video? Vediamo anche che Pokémon possiamo prendere. E qua la sua memoria. Porca la miseria. Non sarebbe male un Metagross. Dai tutti insieme è Metagross, Metagross. Stavolta lo catturiamo. Forse ma magari. Non lo cattureremo mai, ne siete consapevoli. Cioè, sto coso probabilmente ha la capacità di essere catturato meno di Chiope. Ira di Drago? Muori, dovresti avere tanti punti vita rispetto a quando ti ho trovato a Evo, sì, decisamente. Allora, visto che non voglio esagerare, farei solo un'altra Ira di Drago, perché comunque dovete tener conto che si sta grandinando. Ok. Poi nel caso subisca troppi danni, io switcho e metto su... Ok, ok, decisamente switcho e metto su Kyogre, così faccio sparire la grandine e non rischia di essere ucciso da agenti atmosferici. O Bieju, prima con Bieju. Uno. E basta, ma me l'aspettavo, è Metagross. Anzi, mi sono sorpreso che è la prima volta abbia fatto uno scattino. Ah, non so se è vera questa cosa qua, ma so sicuramente che, dopo ci provo, che i Pokémon quando sono carichi al massimo, cioè quando io tipo, se io dovessi caricare Mobidick al massimo, due ha fatto, ok, se io dovessi caricare Mobidick al massimo della vita, in teoria, dovrei avere più probabilità di catturarlo. Non so se poi è effettivamente vero, ma di solito quando lo faccio funziona. Quindi adesso vi prendo questa cosa qua. Ho un iper, mi tocca usare, sì, mi tocca usare un iper. Usiamo un iper. Ok.
Non so se è vero, la andiamo a testare, perché l'ultima volta, se vi ricordate, Kyogre l'abbiamo preso esattamente in questo modo, cioè ci siamo ricaricati la vita. E dopodiché lui è entrato, in seguimento. Interrò a mente che tu sei già in seguimento. Proviamo con un'altra Ultra Ball. Mi aspetto almeno due scatti. Uno, due, tre. Preso! Preso! Vedi, vedete, vedete? È una teoria, ma funziona. Ragazzi, il Metagross che stiamo inseguendo dal primo bosco di Evopoli l'abbiamo ritrovato. Ok. Ok, ragazzi, vi presento Iron Fist. Iron Fist è un personaggio della Marvel. Nonché anche detto pugno di ferro? Sì, pugno di ferro, sì. Comunque il nome in inglese è molto più figo di quello in italiano. Come sempre. Lo stavo discutendo proprio stamattina. Se ci pensate, il nome e la terminologia in inglese è risulta molto più figa per noi di quello che effettivamente è il nome. Perché, ragazzi, chiamare uno... che ne so... super uomo... Dai, su via, mi fa quanto schifo. Ancora Pantera Nera. Ma Superuomo proprio no. Ah, a proposito, ragazzi, ne approfitto un attimo. Volevo chiedervi se vi piacerebbe vedere delle live della Nuzlocke. Allora, è un'idea buttata lì, ok? Perché la mia wifi fa schifo. Dovrei chiedere a Russo se la sua è un po' meglio. Però mi chiedevo magari se più avanti, magari, che ne so, verso i Super 4, verso tutta la storia del Monte Corona, mi piacerebbe vedere al posto che un episodio proprio una live, magari di un'oretta e mezza, una cosa di questo tipo. Poi magari parliamo anche insieme. Però vi ripeto, prima devo vedere se effettivamente la possiamo fare, una cosa di questo tipo, perché non vorrei che poi voi non riusciate a vedere niente, e in quel caso mi risulterebbe, sarei alquanto seccato, perché... Beh, mi dispiacerebbe che voi non riusciste a vedere niente di quello che faccio io. Invece vorrei che fosse una cosa un po' più dialogata, che niente. Ho perso 10 anni di vita in questo istante. Ok, calmo, non è andato per Forcone, non è andato, calmo. Mi devo ricordare che ci sono i Pokémon che conosco: Abisso, Puro Gelo e per Forcone. E mo vi dico che uno da questi conosce, può conoscere infatti Puro Gelo, può arrivare a conoscerlo, sì. Il problema è che conviene farlo imparare? Assolutamente no. Conviene farglielo imparare? Assolutamente no. Tra parentesi, ci ho pensato un attimo alla rapida e... ragazzi, cosa dite? Sostituiamo Shield con Metagross? Non mi dispiace neanche Shield. Però so per esperienza che Metagross è molto più forte. Sì, ragazzi, penso che... lascerò Shield qua. No, non perché non mi piace Shield. Non fraintendetevi. Ma perché... perché forse Metagross lo vedo più come effettivamente un Pokémon che mi può servire sull'immediato. Più che altro stavo pensando, che ne dite di andare a... qui, andare a Pratopoli, perché dovrebbe esserci, se non sbaglio, l'albergo dove posso fare le sfide. Quindi direi di allunare un pochino Lucario lì. Non so se sono effettivamente al mio livello, sono già tipo al 31 o così. Mi sa che sono già al 31. Ma, però è molto più abbordabile. Ok, Mamoswine e Cranidos. Tre quarti di vita con un pugno scarica? Non me lo aspettavo. Beh, questo ok, no, non lo aspettavo. Ecco, questo invece non è buono. Sono vivo! No, in realtà sono morto. Mi stavate già per vedere svenire. Tra parentesi, avete visto il nuovo meow di Garfield? Di Garfield. Di Sole e Luna? Sembra Garfield, stavo per dire. E in realtà avete visto un nuovo coso di Garfield. Pokémon, una nuova forma di... Oh mio Dio!
Rage Eyes, il ritorno. Ma siamo preparati stavolta. Più o meno, cioè. Più che meno. Meno che più. Allora, vediamo un attimo cosa possiamo fare. Allora, il 5 in teoria sarebbe stata la prima opzione se fosse stato un po' più forte, ma non è così. Quasi quasi mettere il capo Moby Dick non è una cattiva idea. Insomma, resiste molto bene in posti tipo ghiaccio, a meno che Rage Eyes non abbia falce cannone. In quel caso siamo un po' fottuti. Perché non Iron Fist? Perché ha solo quel cavolo di pugno scarica, che ok, fa molto, fa parecchio di solito, ma meglio non tentare troppo con la sorte. Vediamo piuttosto quando fa un surf di Moby Dick, che se fa abbastanza possiamo tenere lui. Sì, decisamente fa parecchio. Lui si riduce la velocità in cambio di aumentare attacco e difesa, ma noi andiamo di attacco speciale, quindi non è influenzata questa mossa. Spero che tu non abbia esplosione, guarda, lo spiro vivamente. Troppo forte, e quello ci sta. Ti sei appena dopato l'attacco, spero di avere abbastanza resistenza. Sì, decisamente ce l'ho. Dovete sapere che tutti i Rage, se non sbaglio, possono imparare falce cannone, troppo forte, e poi vabbè, hanno una mossa per specifica ognuno, tipo... Ok, precedenza è decisamente buona. Avete visto anche voi quanto mi ha rotto con precedenza il capo del Team Galassia? Al posto di... Resistenza? Contropiede? Facciamo resistenza. Ok, 5 al 30, piano piano stiamo salendo. È vero che dovrei far salire anche gli altri, ma cosa ci possiamo fare? Non possiamo far salire tutti contemporaneamente, non abbiamo il... Tranquillo, ho la soluzione ai tuoi problemi. Non abbiamo il codice di esperienza che vale per tutta la squadra, come è stato introdotto in XY, Rubino Omega e Zaffiro Alpha. O Horas, se preferite chiamarlo così. Io preferisco chiamare Rubino Omega e Zaffiro Alpha. Ciao, è stato un piacere conoscerla. Ma decisamente un super efficace durante un giorno di pioggia non è quello che... non è il massimo per la sua condizione fisica. Ok, mo mi dica il 42. Non sto scherzando. What? Marzia? Che ci fa Marzia qui? Sta andando nei miei sì? Ok, va bene. Sono abituato al freddo perché giro scalze con vestiti leggeri. Va bene. Lei cammina a piedi scalzi in una tormenta di neve. Ok. Se non sbaglio, questo tizio doveva avere Raichu. Sì, nella versione mi sembra originale, mi sembra che dovesse avere Raichu. Buoneri! È perfetto per allenarmi. Ciao Dio, perfetto. È solo 10 livelli in più. È solo, vorrei sottolineare, è solo. Oh, caspita. Ucciso da un Buoneri non ci credevo manco mai nella vita. Però io quasi uccido Buoneri. Voglio fare una cavolata. Macchina risica non rosica. Voilà. Vedete? Metang. Oh, li abbiamo visti passare tutti ormai. Tutti sono passati. Metang. Mittagross e Beldum, tutti sono passati. Penso che torrò... Sì, perché le coche non è messo benissimo. Dustox. Ma, muore male. Non mi ricordo mai se Dustox è volante coleottero, psico coleottero. Non me lo ricordo mai, dovrebbe essere psico coleottero. Dovrei imparare anche attacco d'ala, no, mi sbaglio io.
Ma forse è psico, veramente. Oh, ci guardiamo due. Cool trainer maschio. Almeno ci ha azzeccato col sesso. Comunque, eravamo Hunter. No. Non facciamo cavolata, eh. Ah, non è ancora passato un Gengar, tra parentesi. O è passato? No, non mi pare che fosse passato. Contaci proprio. Ma non ti ho toccato io. E se ti tocco, però muori anche quando ti tocco. Nel in contemporanea proprio. Gengar, ragazzi, è fantastico. Davvero, davvero fantastico. Uno dei Pokémon che preferisco. Non è difficile effettivamente dire quali Pokémon non ho perso in questa generazione. Mi piacciono veramente tutti. Allora, sono stati di Leafeon e Glaceon. Frozless. Potremmo andare avanti dicendo Roserade. Almeno mi pare di questa. Sì, di questa. Sono stati veramente introdotti tantissimi Pokémon. Rotolamento, wow. Però mi interessa questa. Sì, mi interessava questa. Ok, l'astragelo. Non ho iniziato bene. Oddio, potrei utilizzare la mossa di Kyogre in teoria. Il gelo raggio di Kyogre. Non serve una cattiva idea. Wow! Magmi impara lancia fiamme. Di cima a 30. Wow! Ecco, mi ha ascoltato. Quanto togli la scottatura? Tipo il 3%? 6% dei punti? Ok, questa è utile, questa è veramente utile, non so. Dai, Dragowski, dammi una soddisfazione, Drago Furia! No! Non funziona mai. Quella mossa non va mai. E mi ha pure fatto calare la difesa. Ci riproviamo. Drago Furia! Ok, è un po' laggante, però va bene lo stesso, basta che funzioni. Potete capire la soddisfazione di quando funziona quella mossa, cioè è tipo una gioia nel cuore. Machamp. Lotta. Meglio restare sui nostri. Due volte di fila, ma Drago Furia. Non esageriamo, eh. Pure brutto colpo. Mi sorprendi. Mi sorprendi, Dragowski. Non è che ce l'ho con Dragowski, eh? Non fraintendetemi. È solo che la percentuale di volte in cui quella mossa funziona e che non funziona è... potete intuirla anche voi. Lo vedete. No, uno strumento no, voglio fare Magnitudo. Magnitudo 10. E infatti vai tu. Rivaluzia. Salve lei, Elvis! Va bene. Devo ottenere la medaglia. Tinga, lascia, sto arrivando. Ok. La medaglia. Esatto. Quella per cui dovrò allenarmi. Oh mio Dio! La neve! Ok. Sfera. Ultra Ball, non c'è tutto sopra. Forse ci siamo? Ci siamo! Nevepoli! Un'ora per arrivare a Nevepoli! Ok, che ho fatto fuori anche tutti gli allenatori. Ah. Ragazzi! Ok, va bene. Va bene. Sì, mettiamo a posto la mia squadra. Ragazzi, direi che per il momento possiamo fermarci qua, quindi...
Episodio interessante, abbiamo fatto evolvere Rioni Lucario, ho catturato anche un Metagross, nonché Iron Fist. E ragazzi, se il video ci è piaciuto, mettete mi piace, iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video. Quindi, beh ragazzi, se ve lo state per dire sì, so che Metagross era una linea evolutiva già incontrata, ma chi se ne frega, ho trovato quello, l'abbiamo catturato e non mi fa schifo. Quindi, arriva ragazzi. Ragazzi, veramente c'è... Boh, non lo so. Alcuni sono veramente felici, per esempio. Marowak. Devi morire.